Riccardo Bergamini, partiamo dal successo clamoroso che c'è stato in questo evento, Kickboxing Explosion, edizione numero 11. Discoteca Teatro Nervi piena in ogni ordine di posto. È stata una soddisfazione grandissima, proprio per la risposta di questo pubblico della città che ci segue, che ci coccola. Sono veramente molto, 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 molto felice e soddisfatto. Poi tifo da stadio, il pubblico che ha portato avanti gli atleti fino all'ultimo centesimo di energia. Peccato che non sia bastato ad Andrea Andrenacci per vincere questo titolo europeo Waco Pro. Allora, assolutamente sì, pubblico delizioso anche in questo, ha spinto fino all'ultimo. Allora, io vi faccio un'analisi tecnica di questo match e ho sentito tutti dire ingiusto, ingiusto. No, io credo che noi dobbiamo essere sportivi e riconoscere le cose come stanno. Questo match l'ha vinto meritatamente l'atleta polacco. Il problema di Andrea questa sera è stata la pressione, e era la prima volta che combatteva in casa per un titolo e ha pagato la pressione, ma non è un problema perché è un allenamento per la testa, noi riproveremo ancora, non è certo questo che ci fa fermare qui. E quello che voglio aggiungere però, che tu hai visto perché hai seguito tante edizioni di Kickboxing Explosion, che noi a Pescara siamo sportivi. Questo mi piacerebbe fosse anche all'estero. Il verdetto che c'è stato in Polonia di Andrea, se fosse stato giudicato con lo stesso metro, avrebbe portato alla stessa sfida di oggi, però con Andrea Detentore, che avrebbe perso giustamente il match, ma sarebbe stato più equo. Però a noi non ci interessa, vogliamo essere sportivi, non ci interessa rubare dove non ci compete, quindi va bene.